Marinanese Cattolica 1923 è pronta alla sfida che la vedrà protagonista domenica prossima sul difficile campo del di Corticella i giallorossi hanno ottenuto dopo le prime tre giornate di campionato il primo punto in una classifica ma hanno affrontato tre squadre attrezzate per la categoria, due delle quali candidate alla vittoria finale. Il report dopo le prime tre giornate di campionato è il punto sul settore giovanile giallorosso nelle interviste realizzate con la collaborazione di Roberto Gabellini. Mister Lilli si sì. ci, ci sta preparando per Corticella il Cattolica ha dato dei segnali estremamente positivi nelle prime partite, non è stato fortunato, però ha dimostrato di avere un gioco, di avere una sua personalità. Ora bisogna continuare a fare punti. E soprattutto bisogna continuare a fare questi tipi di prestazioni che ehm, per quanto riguarda la partita di Corticella e le prossime due o tre partite diventano ancora più difficili. In, mi spiego meglio, eh, abbiamo fatto una settimana importante con uh, tre squadre, specialmente due, un paio veramente di alto, di alto livello e siamo stati sul campo. Adesso, eh, l'importante è che nei ragazzi non entri, diciamo, la la tranquillità di dire ci siamo, perché poi bisogna sempre dimostrarla giorno dopo giorno e soprattutto nelle partite dove i punti contano, ancora siamo all'inizio, però contano in maniera importante, perché lo stesso discorso lo può fare il Corticella avendo zero punti con una squadra che ha un punto. Ecco, questa è la maturità della squadra e sono molto curioso di vedere domenica come va e come approcciano sia all'inizio che durante la partita. Perché la personalità è la cosa importante, soprattutto in questi campionati dove certi punti valgono il doppio. Indubbiamente, magari, soprattutto anche dopo questi tipi di, di prestazioni che abbiamo, che abbiamo fatto eh, in questa settimana. Eh, quindi, io già dai, da martedì ho già allarmato tra virgolette, i ragazzi su questo possibile pericolo, è un pericolo che lo devono mh, eh, ben focalizzare. E, e questa settimana ci stiamo allenando proprio per quello: perché domenica eh, sarà una partita molto, molto, molto difficile. A livello infortunati, recupererà qualcuno, soprattutto nei giovani? Ma credo che sia dei nostri meraglia, eh, il 2002 credo che, che riusciamo a, a recuperarlo nei venti. Poi adesso vediamo le condizioni di, di Manuzzi e di Zanni, che domenica sono usciti un po' acciaccati, però per quanto riguarda quelli tipo Pierantozzi, Rea, non, non riusciamo a, ad averli per, per domenica. Il campo è un po' piccolo quello di Corticella, bisogna fare in modo di sfruttare le fasce, sfruttare il campo nel modo migliore. Sì, lo conosco molto bene anche perché con, negli ultimi due anni ci abbiamo giocato due volte, quindi so com'è com è il campo. È vero che ci sono andati in mesi diversi, e mi auguro che sia un campo sicuramente migliore di quello che ho incontrato ad esempio l'anno scorso a gennaio. E però indipendentemente da questo una squadra che sa quello che vuole si deve subito adattare alle situazioni e non si deve fare tante storie nella testa e deve, deve subito adattarsi e cercare di portare a casa questa vittoria che per noi è molto importante. Mister Zanni è uscito dal campo domenica scorsa, quali sono le sue condizioni? Allora è uscito, aveva già un problemino all'inizio, l'abbiamo diciamo, messo in campo lo stesso perché nel riscaldamento aveva dato buoni segnali, però dopo ha avuto questo problemino, si è riacotizzato e abbiamo fatto gli esami diciamo, strumentali, non è niente di particolare, è solo una forte contrattura, lo stiamo gestendo per cercare di portarlo nei venti domenica. In Bocca al lupo e vedo che i ragazzi stanno lavorando sotto la pioggia e speriamo che la pioggia porti bene. Ma pioggia, sole, vento, bisogna che, no, bisogna che già, già proprio così, crepi, crepi, grazie. Rino D'Agnelli, tanto tono che piove, questa seduta d'allenamento può essere foriera di buoni risultati? Bah, speriamo, dai, come, come ha detto prima il mister, non importa il tempo, pioggia, sole, io voglio solo che la squadra giochi come nelle, nelle prime tre partite. E se continuiamo a giocare con questa intensità e con questa qualità, secondo me prima o poi la vittoria arriva. Io vedo che c'è tanta volontà, soprattutto c'è una visione di gioco moderna dove tutti sanno quello che devono fare e lo fanno in maniera egregia. Sì, sì eh, come, ho come ho detto dall'inizio, il Mister non, non lo conoscevo. E eh, lo conosco, cerco di conoscerlo giorno per giorno e mi piace, mh, ha una bella idea di gioco e di calcio, e, mh, tra l'altro che rispecchia un po' quella che è, è la mia anche. Eh, la squadra pian piano sta prendendo le sue, diciamo, le sue idee e quindi dai, speriamo per il futuro di continuare così. Corticella domenica prossima è un campo non facile, anche se non hanno punti in classifica però ovviamente cercheranno di farli e il Cattolica deve dimostrare che il gioco che fa deve portare punti. Sì, eh, chi è che, diciamo che ha giocato a calcio, comunque è da un po' di anni nel calcio, sa che queste partite sono le più difficili perché con le squadre grandi le motivazioni le trovi sempre e cerchi sempre di fare una grande partita con quelle un po' tra virgolette piccole magari potrebbe calare un po' l'attenzione anche se noi ad oggi siamo anche noi piccoli quindi dobbiamo comunque affrontare la partita e l'avversario con lo stesso piglio delle prime tre e ripeto, se la giochiamo come le prime tre partite penso che dai, potremo fare bene Il problema adesso può essere quello che ancora il Cattolico è un cantiere aperto fra infortunati eccetera qualcosa ci sta recuperando e comunque non è chiuso ancora il cantiere. No, purtroppo abbiamo ancora degli infortunati, adesso forse recuperiamo Meraglia per domenica però abbiamo ancora tre, tre infortunati eh, fuori, eh, quindi diciamo che il nostro mercato lo, lo chiudiamo quando recuperiamo questi, questi infortunati perché secondo, secondo me sono tre giocatori importanti, tra l'altro tre titolari e molto probabilmente faremo ancora un inserimento a metà campo, penso che in questi giorni dai, dovremo definire eh, che poi quello che andrà a sostituire purtroppo Gioia che era uno su cui noi puntavamo ma purtroppo si è infortunato e quindi vedrai che a giorni chiuderemo anche il mercato. Noi ci stiamo allenando per andare a Miami, per questa amichevole importante. Eh, è importante, soprattutto c'è Daniele Emanuelli che non vede l'ora. Dagliamano, ah, non so se non vede l'ora per andare a Miami per il calcio o per altro, forse, forse per altro penso. Lo facciamo sposare in America? Esatto, esatto. E no, dai, la proprietà ci tiene molto a questo, a questo, a questo asse cattolica a Miami, quindi se, se, se vorrà fare questa amichevole con uno stage a Miami, noi ci andiamo volentieri. Gottardo, lei è il team manager del Cattolica? Abbiamo il problema del pubblico, l'altra volta è successo che all'ultimo momento vi hanno detto no all'ingresso del pubblico e poi il pubblico si ammassava alle reti, quindi creando possibilità di contagio. Questo l'abbiamo fatto presente anche al colonnello dei carabinieri, alle autorità e alla fine ci danno ragione, però poi alla fine decidono sempre loro. Si è risolto questo problema? Allora siamo appunto in attesa delle nuove normative, delle disposizioni che darà appunto sia lo Stato che la Regione in questo caso. E noi ci auspichiamo ovviamente come società che il pubblico possa essere sempre più presente, sempre più caldo perché aiuta la squadra in tutto quello che è la possibilità di poter portare a casa un risultato positivo. C'è il lavoro dei ragazzi ma sicuramente l'apporto del pubblico per noi è uno dei valori aggiunti che ci dà forza e vigore per poter superare qualsiasi avversario. Non solo per quello che è il tifo, ma anche per quel po' di incasso che si può fare, che è sempre comunque utile. Sicuramente sì, anche la parte manageriale e gestionale, eh, la cassa è una delle fonti di approvvigionamento eh, di una società di calcio, per cui eh, giocare senza pubblico, giocare senza incasso per noi comunque ha un danno sicuramente maggiore. Anche perché questa fusione fra San Giovanni Marignano e Cattolica... Potrebbe dare anche un incremento a quelli che sono i tifosi dei due comuni viciniori. Sì, in realtà non è una fusione, è proprio la Marignanese che si è trasferita a Cattolica, quindi non c'è la commissione di due società, ma è una città ancora unica che ha deciso di cambiare eh, sede. Di, di gioco e si trasformerà probabilmente all'interno di un progetto nel futuro cattolica e questo è quello che tutti quanti ci auspichiamo e lavoriamo per questo. E sicuramente appunto questa sinergia di unire due tifoserie, di unire due pubblici, di poter fare una eh, sicuramente più importante presenza allo stadio per noi è fonte sicuramente di introito e di stimolo per poter lavorare di più, meglio e con anche più mezzi per poter fare un campionato sicuramente di, di migliore... Possibilità. C'è anche l'idea che i due comuni possano fondersi, questo è un po' che si discute, eccetera. Ci sarà un referendum se lo vorranno fare, poi si vedrà. Questo, però, è la politica, esula dalle nostre competenze. Sicuramente ci auspichiamo che più è il grosso il bacino d'utenza per noi, e per noi, sicuramente, più vantaggioso la possibilità di avere stimoli e persone al, come, attorno a noi. Come giudichi la squadra? Quella che abbiamo visto a noi è piaciuta, pur essendo. Esterni, però abbiamo visto un'idea di gioco che non è cosa semplice. No, io vivo la squadra tutto il giorno, tutti i giorni, è un gruppo meraviglioso di ragazzi, sono veramente delle bravissime persone fuori dal campo e in campo rispondono sicuramente agli stimoli che gli hanno andati sia dalla dirigenza che da, soprattutto dalla parte tecnica, cioè dal mister e dai suoi collaboratori. È sicuramente un gruppo che adesso ha fatto vedere sul campo che non è inferiore a nessuna compagine che ha affrontato. Eh, purtroppo i punti sono ancora pochi, cercheremo di incrementare sempre di più, ma questo è il lavoro che sta dietro alla, al mondo del calcio, eh, il lavoro paga e quindi noi andremo prima o poi a incassare quello che stiamo producendo. Paolo Borioni, responsabile del settore giovanile della Marignanese trattino cattolica, ecco eh, come sta procedendo il lavoro e che cosa bolle in pentola? Il lavoro è stato impegnativo, soprattutto da agosto in avanti, giusto le novità. Eh, lo stiamo portando avanti bene, sicuramente, abbiamo avuto molta attenzione nella scelta degli allenatori e quindi ancora c'è qualcosa da fare, però stiamo lavorando per, per il vero senso e il vero valore del settore giovanile. Ecco perché è importante, perché il settore giovanile vuol dire anche educare i ragazzi, non solo farli giocare a pallone, ma dargli una responsabilità. Sicuramente, ha detto in tre parole eh, l'essenza del settore giovanile, il cercare di farli crescere con sani principi appartenenti ad un aspetto sociale che è la terza agenzia di socializzazione dopo la famiglia, la scuola, ci siamo anche noi a cercare di farli crescere nel modo migliore e questo eh, l'attenzione è rivolta non solo alle persone che sono come brave, come rino, Daniele il direttore sportivo e sono legati proprio alla figura della de, ricerca del, degli alle, alle educatori e questo secondo me... E voi siete dei maestri, degli educatori di questi ragazzi che nel tempo libero imparano a socializzare oltre che a giocare e a intraprendere una carriera sportiva. È una parola importante, e sì, è è la ricerca è quella. Io sono quello che cerca un attimino di andare a prendere queste persone che sono prima di tutto educatori, prima di tutto c'è la crescita del ragazzo, successivamente siamo ben contenti di trovare anche l'attenzione la, su un talento eventualmente. Gli allenatori eh, che avete trovato fino ad oggi e i ragazzi stanno arrivando eh, in questo nuovo progetto e hanno delle chance alcuni di poter pian piano arrivare in prima squadra? L'anno scorso mi hanno chiesto quando ero alla Marignanese di fare proprio questo aspetto qui, di crescere, di cercare di portare, di portare più ragazzi possibili nella prima squadra. Questo è l'intento, l'intento principale è sociale ma non ci basta, alla nuova soprattutto società è quello di vedere di alzare il livello e di investire sul settore giovanile e quindi anche di portare più ragazzi possibile del settore giovanile nella prima squadra e eventualmente anche più avanti. Quindi è un impegno diciamo anche gravoso e che, che la impegnerà parecchio? Sicuramente, sicuramente l'aspetto la, più importante è, è vedere, soprattutto di trovare i ragazzi in un ambiente sereno, tranquillo e non esasperato. Questa è la cosa più importante. Comunque vedo che c'è un ottimo rapporto fra l'area tecnica e la dirigenza, vedo che c'è proprio una simbiosi. Sì, sì, sicuramente con Rino, io mi, mi confronto molto con Rino Danielli e c'è un'ottima ottima, sintonia. Bene, ci vediamo i prossimi giorni, sicuramente che farete molto, molto bene. Ci vuole tempo perché nel seggioro giovanile ci vuole programmazione, se danno tempo... Secondo me le, le soddisfazioni verranno sicuramente, perché il lavoro paga. Matteo Borrelli è un nuovo giocatore del San Giovanni Marignano Cattolica che viene direttamente dagli Stati Uniti. Eh, e quindi è una bella prova per eh, questa squadra eh, poter interagire con il patron che è di Miami, eh, il patron Nicastro. E quindi vediamo cosa riuscirà a fare questo giovane promettente en esta sociedad. ¿Tú hables eh, español? Sí. Ma, ¿Cómo eh, te trovi en Italia? Bueno, la verdad, primero buenas tardes para todos. Sí, la verdad, desde que llegué me han tratado muy, pero muy bien. Eh, nunca me ha faltado nada. Los compañeros, el coach me, me hicieron sentir como uno más y para mí es una, una oportunidad única. Este, estoy muy contento de que me haya, de que me haya ido bien. Per me è un orgoglio essere il primo giocatore del Miami Beach Club de Football che eh, oggi in Maringanese. È stato accolto molto bene da questa società e quindi lui ci tiene a fare bella figura perché è, è convinto qui di poter dimostrare il suo valore e fare, quindi fare bella figura anche al, ai massimi dirigenti della società che vivono a Miami. Eh, quando giocherai? y bueno ahora los primeros pasos sería firmar si dios quiere firmar y ya estoy a disposición de del entrenador para o del coach para cuando cuando él me necesite tú estás bien físicamente sí sí los primeros dos o tres días me me costó por la cuarentena lo normal este pero ahora ya ya estoy bien estoy estoy contento y físicamente estoy de la de la mejor manera ha dovuto la sua quarantena venendo dall'estero pero se trova bien, está bien, y entonces yo pienso que primero o después será a los órdenes de Mister Lilly. Exactamente, sí, 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 y agradecer también a todos eh, por el trato, porque como ya repetí recién, me hicieron sentir uno más desde que llegué, y no es fácil para uno estar lejos de, de la familia, de los suyos, pero desde el primer momento me hicieron sentir uno más. Bueno, esto es importante, ahora pregheremos a Rino D'Agnelli, Di mandarti a scuola di italiano perché è facile, fra spagnolo e italiano non è, non è impossibile comprendersi. Comunque, in bocca al lupo, è, è forza Miami, è forza Cattolica San Giovanni Marignano. Perfetto, perfetto. Sì, sì, la idea, la idea è questa: in quanto firme e tutto esté bene, voy a, a studiare. Assi, la prossima vez che me hagan una entrevista la voy a fare in italiano. Poi Borelli è un cognome eh, tipicamente emiliano-romagnolo, mm. quindi i tuoi nonni erano di origine bolognese e quindi sei diventato uno dei nostri. Sì, <ride> sì, sì, mio avvelo era, era di Bologna, sì che in quanto pueda voy a, voy a estudiar para la próxima hacer la entrevista in en, en italiano. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Nel dettaglio con la collaborazione di Romagna Sport andiamo a vedere il prossimo turno di campionato. Per esattezza si tratta della quarta giornata aglianese Forlì, Correggese Mezzolara, Corticella Marignanese, Fiorenzo, Bagnolese, Ghivizzano, Sasso Marconi, Progresso, Prolivorno, Real Forte, Quelceta, Lentigione, Rimini, Seravezza, San Maurese, Prato. Per quanto riguarda questo speciale è davvero tutto, a risentirci a giovedì prossimo. Grazie ancora.